Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Dopo aver condiviso con voi i miei regali di Natale, il video lo trovate già online, condividerò i miei regali dell'Epifania, quindi la calza della Befana e i regali dell'Epifania, perché ho ricevuto dei regali molto carini anche per questa occasione, quindi la Befana è stata molto generosa. Ma non perdiamoci troppo in lunghe premesse, partiamo subito. Ho ricevuto una classica calza della Befana piena di piccoli regalini. Poi dei regali veri e propri che vi mostrerò e poi mi sono fatta anche un autoregalo. È stata una cosa che ho fatto con le mie mani, mi sono voluta costruire questa piccola Befana. Questa è fatta di pannolenci e stoffa, vi faccio vedere questa per prima perché comunque è un lavoro che mi ha divertito perché è stato molto divertente farlo, ma che alla fine mi ha dato anche tanta soddisfazione, quindi ve lo faccio vedere come prima cosa. È una Befana che ho realizzato seguendo un tutorial presente su YouTube, ve lo lascio giù in info box, non è un tutorial che ho fatto io. È di un altro canale, è una persona che fa tutti questi lavori creativi molto belli, non è la prima volta che realizzo i suoi lavori e quindi volentieri condivido anche il suo canale. Questa è una Befana che in origine era leggermente diversa in realtà perché io ho cambiato qualche piccola cosa, però il modello comunque è questo. Si tratta, come vi dicevo, di una Befana fatta con stoffa, perché il vestito è di stoffa, pannolenci e dei fili di lana per fare i capelli. Naturalmente io ho voluto fare una Befana che mi potesse un po' rappresentare, quindi ho fatto i capelli rossi. È un rosso diverso dal mio perché io avevo questa lana, però comunque i capelli rossi li ho voluti fare per rappresentare un po' anche il mio stile. Ho fatto gli occhiali, come vedete, il cappello, insomma, è una Befana secondo me simpatica, l'ho voluta realizzare, me la sono proprio autoregalata per questa Epifania, me la sono messa vicino all'albero e sicuramente poi la riciclerò anche il prossimo anno perché mi sembra venuta carina. Ma adesso passiamo agli altri regali. Ce n'è uno in particolare che secondo me è proprio perfetto per l'Epifania, perché di solito si regalano scarpette di cioccolato. Invece il mio compagno mi ha regalato delle scarpe vere e proprie, perché comunque il giorno dell'Epifania ricevere delle scarpe ha anche un suo senso, diciamo così. Vi faccio vedere la tipologia. È un tipo di scarpa, ve lo dico subito, pratica. A me servivano delle scarpe comode che tengano la pioggia, che abbiano un po' di carro armato sotto per non scivolare. Calde, comunque delle scarpe da utilizzare, diciamo un po' da battaglia quando devo essere comoda, quando devo camminare tanto, quando piove, quando magari nevica, anche se a Genova nevica veramente una volta ogni 2 o 3 anni, però quando capita io non ho mai le scarpe adatte. E questa volta ho voluto un paio di scarpe proprio di quel genere, quindi si tratta di un paio di stivaletti che vi faccio vedere, sono questi. Non sono anfibi, assomigliano un po' forse agli anfibi, ma non sono anfibi. Sono comunque scarpe comode, ve ne faccio vedere una per semplicità. Hanno le stringhe, ma anche la cerniera, quindi in realtà le stringhe, una volta che le avete sistemate, regolate come misura, larghezza, comunque più larghe, più strette, potete utilizzare poi la cerniera, quindi sono molto comode da mettere. Sotto hanno il carro armato, le ho già usate, quindi scusate se c'è un po' di polvere, ma sono già andata per strada con queste scarpe e sono fatte così. Quindi delle scarpe che proprio possano essere utili in tutti quei casi che vi descrivevo prima, perché io ho tante scarpe carine, un po' eleganti, con il tacco, con la punta, con il ricamino, sono tutte belle, ma non sono così tanto pratiche se devo comunque camminare, andare in giro. E volevo un paio di scarpe invernali di quel genere, perché estive ce l'ho, invece invernali no. L'ho apprezzate tantissimo e quindi ottimo regalo per l'Epifania. Poi, sempre il mio compagno mi ha regalato 2 paia di pantaloni barra fuseau per stare in casa ed è stata una mia richiesta, perché io avevo bisogno di 2 tipologie di pantaloni da mettere solo ed esclusivamente quando sono in casa e quando magari faccio le mie attività sportive, perché io, come sapete, ho in casa lo step e il tapis roulant. E li utilizzo quotidianamente. Quando faccio sia step che tapis roulant, naturalmente ho bisogno di un paio di pantaloni che siano un po' tipo fuseau, quindi un pochino più aderenti, perché sono molto più comoda, anche se poi in realtà molto spesso li utilizzo, anche se non sto facendo attività sportiva perché mi ci trovo bene.
Comunque me ne ha regalato due paia, in particolare questi che sono veramente molto carini, tutti colorati con questi fiori e sono bellissimi, sono tipo leggings, molto comodi, veramente comodi e morbidi, ma sono anche belli perché comunque hanno tutti questi colori, quindi mettono allegria. E poi me ne ha regalato un paio, diciamo un pochino più classici, della marca Adidas, che sono fatti così. Me li ha regalati Bordeaux perché io li volevo Bordeaux, perché li ho già neri, li ho grigi e gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto un colore tipo il Bordeaux, perché comunque io anche in casa faccio gli accostamenti di colori. Se ho una maglia di un colore di un certo tipo, voglio che i pantaloni ci stiano bene con quel colore, anche se sono in casa, perché comunque se non mi vedono gli altri, mi vedo io e quindi mi fa piacere essere, diciamo, un po' in ordine anche a casa. Questi, come vi dicevo, sono più classici, hanno la scritta Adidas qui e le classiche strisce, proprio quelle del modello Adidas. Però anche questi sono veramente molto comodi, aderenti un po' meno degli altri, ma comunque sempre aderenti perché sono la tipologia che indosso io. E questi sono i regali del mio compagno per l'Epifania. Adesso però vi faccio vedere la calza che mi hanno regalato i miei genitori, che secondo me è bellissima perché ha questo pupazzo di neve, questo ricamo rosso così ed è in quel tessuto tipo juta, quindi è veramente una calza carina. A me è piaciuta tantissimo. Partiamo da una cosa dolce, una confezione di Raffaello. Io adoro i Raffaello, quindi questi sono sempre apprezzatissimi. Poi all'interno c'era un'agendina molto bella perché vedete che ha la copertina argentata e poi qui la piuma tipo piuma d'oca. È veramente carina. All'interno è così, quindi è molto semplice, potete scrivere i vostri appunti, non ci sono date, riferimenti, quindi è utilizzabile sempre, ma è molto bella e comoda da tenere soprattutto nella borsa, quindi questa è apprezzatissima. Poi c'era un regalo che in realtà è un po' uno scherzo, perché è una cosa di quando io ero piccola, ce l'aveva in un cassetto, l'ha trovata e l'ha inserita nella calza, tanto per ridere un po', quindi questa è una cosa così in più, ossia uno yo-yo. Io non mi ricordo neanche come si utilizza, comunque è uno yo-yo, adesso non lo apro perché come vi dicevo non mi ricordo come si utilizza ed è di un personaggio che andava di moda negli anni 80. Quando ero piccola io avevo delle cose di questo personaggio che in particolare è Pucci, credo si pronunci così, forse qualcuno se lo ricorda se è della mia generazione. Io avevo degli astucci, dei quaderni, delle cose del genere e anche a quanto pare questo yo-yo che probabilmente avevo trovato in un uovo di Pasqua. Comunque è stato un tuffo nel passato, una cosa ironica che ha voluto inserire. Poi all'interno c'era, come da tradizione, un po' di carbone, perché quello ci vuole sempre. Quindi un po' di carbone è sempre una cosa da inserire nelle calze. Poi c'era una confezione di cioccolato Kinder, le barrette, quelle classiche. Poi ci sono un po' di cioccolatini che adesso vi faccio vedere, ma li ha messi misti, una stella, poi ha messo un po' di denaro in cioccolato, eccolo qui, ci sono le monetine, queste. Poi c'è questo, credo che sia un pulcino, non so, non capisco, comunque un cioccolatino così. Poi ci sono due baci Perugina, questi sono apprezzatissimi e buonissimi. A me i baci Perugina piacciono tantissimo. Poi c'è un bacio Perugina al caffè, di quelli che sono usciti quest'anno. Sapete che è uscita la linea baci Perugina caffè e amaretto. Quelli all'amaretto non l'ho ancora assaggiati. Poi qui c'è un funghetto e un castoro. Vi faccio vedere anche i cioccolatini perché essendo misti li sto recuperando uno a uno. E qui di nuovo una banconota in cioccolato. Adesso vi faccio vedere però anche, qui c'è un altro fungo, intanto che pesco vengono su cioccolatini, vi faccio vedere anche i regali, perché all'interno di questa calza c'erano proprio dei regalini, c'erano tanti pacchettini così, tutti chiusi, e ognuno all'interno conteneva un oggetto di quelli che adesso vi faccio vedere. Parto da un ciondolo, che in particolare è un ciondolo in madreperla. Questa è madreperla vera.
ed è proprio un ciondolo. Siccome io realizzo bigiotteria, lei mi ha regalato la base del ciondolo in madreperla, che vi faccio vedere sperando che riusciate a vederlo bene perché c'è il riflesso e questo è bianco. Io poi posso aggiungere magari una perlina, creare comunque la collana, quindi nel regalo apprezzatissimo perché questo ciondolo di madreperla è veramente carino, c'è anche dietro un'attività creativa che sicuramente mi darà soddisfazione perché a me piace sempre tantissimo fare bigiotteria. Poi mi ha regalato un altro ciondolo, questo si può già utilizzare così, basta mettere la catenina, fatto in questo modo. È molto carino anche questo, ci sono proprio queste tre perle ed è fatto così, un po' particolare. È un ciondolo un po' diverso dal solito, quindi anche questo mi piace molto. E poi mi ha regalato una spilla che io ricordo da quando ero piccola, quindi questa è una spilla che lei aveva indossato qualche volta quando ero piccola, ma io mi ricordo che la vedevo sempre posata sul suo comò. Ed in particolare è questa. È una spilla che anche questo credo sia un materiale tipo madreperla e ha l'elefantino. È veramente bellissima, io me la ricordo, quindi anche questo è stato un tuffo nel passato proprio. E sono sicura che la indosserò, un po' perché mi piacciono gli elefanti, un po' perché mi ricorda una parte della mia infanzia, quindi è stato un regalo anche affettivamente particolare. Poi vado avanti perché non è finita qua, ci sono delle altre cose. Qui c'è un altro regalino, come vi dicevo, c'erano tutti i pacchettini così. E qui c'è una collana particolare che è fatta con una tecnica particolare perché ha questo ciondolo che è molto grande, infatti va messa con un maglione, insomma, con una cosa che abbia comunque un po' di volume, quindi un maglione a collo alto, un maglione di lana, insomma, è più adatta, diciamo, per un maglione di questo genere. E ha questo ciondolo fatto con la tecnica Raku, che è una tecnica particolare fatta con una base in ceramica, poi c'è un tipo di cottura particolare. Io adesso non vi so dare i dettagli perché me ne intendo poco di ceramica, però è comunque una tecnica abbastanza sofisticata che alla fine dà queste colorazioni un po' particolari. Ovviamente in questo caso c'è proprio anche la collana già fatta. Io ieri, quando lei me l'ha consegnata, avevo un maglione chiaro, un maglione color tortora chiaro, diciamo così. Era un colore che stava comunque benissimo con questa collana. Infatti l'ho indossata subito e sembrava fatta proprio per quel maglione. Quindi è veramente apprezzatissima anche questa. Poi vado avanti perché all'interno ci sono ancora un paio di cose, ossia cioccolatini, una stellina rossa e una monetina. Però, come vi dicevo, vi voglio far vedere anche delle cose che io mi sono comprata e sono proprio cose a tema. Ho voluto comprarmi questa collana che andrà bene in due momenti dell'anno particolari, il giorno dell'Epifania e il giorno di Halloween. Perché? C'è la strega o la befana, come volete, a seconda del periodo, che vola sulla scopa con il gatto. Vedete? Fatta così. Secondo me è veramente carina, mi piaceva tantissimo, quindi da indossare o ad Halloween o all'Epifania, secondo me è veramente perfetta. Quindi questa mi è piaciuta subito quando l'ho vista e me la sono comprata. E poi ho voluto comprare anche un paio di orecchini molto particolari che ho acquistato su Temu, il sito famoso che ormai conosciamo tutti. E qui anche in questo caso forse potrebbero andare bene anche ad Halloween, perché comunque hanno sempre a che fare con la befana, con la strega. Sono così, un cappello con gli stivaletti. Vedete? Sono fatti in questo modo. Adesso io metto la mano così li vedete meglio. Questi sono proprio un paio di orecchini a tema, il cappello da strega e gli stivaletti. Anche questi sono veramente carini, quindi quando l'ho visti mi sono sembrati proprio indicati. Adesso vi faccio vedere un paio di cose dolci che io ho regalato al mio compagno proprio come simbolo di questa giornata dell'Epifania. E mi ha detto che ha sempre voluto assaggiare una cosa del genere. Io tra l'altro neanche lo sapevo, però l'ho preso perché mi piaceva, aveva comunque un'estetica secondo me molto carina e ho pensato che potesse essere assolutamente adatto.
Credo che abbia un nome questo dolce, però adesso non mi viene in mente. Comunque sono quelli che si regalano anche per Natale, magari si appendono all'albero. Non mi ricordo adesso il sapore, ma credo che sia all'anice o qualcosa del genere. Comunque è molto carino, fa sempre scena. E poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo nella sua estetica, ossia questo. Questo a me piaceva perché secondo me è veramente elegante, carino. Ci sono dei marshmallow, della frutta zuccherata, però è carino proprio nella sua costruzione. Mi è piaciuto molto, quindi ho voluto aggiungerlo ai regali. E poi gli ho regalato anche un'altra cosa che è utile, a lui serviva perché suona il pianoforte, sta prendendo delle lezioni e gli serviva un astuccio, delle matite, una gomma e un temperino. Però anziché comprare delle classiche matite, il classico temperino, il classico astuccio, io ho voluto fare una cosa a tema e quindi gli ho preso l'astuccio con il pianoforte e le note, perché era una cosa veramente a tema, secondo me, visto che le lezioni che sta prendendo sono di pianoforte, e poi gli ho regalato le matite, che anche queste hanno il pianoforte. Spero che le vediate. Una è fatta così e l'altra invece è fatta così e ha la chiave di violino. Comunque sono matite musicali, diciamo così. Poi gli ho preso la gomma, che non è una gomma classica, ma ha il pianoforte, quindi anche questa veramente molto carina. E poi gli ho regalato il temperino, ma non è un temperino normale, questo è un temperino che è fatto come un pianoforte a coda. Vedete? C'è proprio la tastiera, il classico pianoforte, quello proprio a coda, qui c'è il foro per inserire la matita, ma è veramente una cosa particolare, quindi ho pensato che come kit di studio fosse perfetto, astuccio fatto a pianoforte con matite, gomme, temperino a tema. Quindi questo quando l'ho visto ho pensato è un regalo assolutamente perfetto per l'Epifania, perché è abbastanza simbolico. E comunque utile perché a lui servivano queste cose. Questi sono tutti i regali che io ho ricevuto, vi ho fatto vedere anche quelli che ho fatto al mio compagno perché secondo me sono particolari, sono carini. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete ricevuto dei regali per questo giorno dell'Epifania, oppure una calza della Befana che vi ha dato soddisfazione perché aveva all'interno qualcosa che vi è piaciuto. Io con la mia Befana vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.